Siamo a bordo del pattugliatore comandante Foscari in attesa della conferenza stampa che sarà fra po' a cura della folta delegazione italo-slovena qui ad Augusta. Oggi è il 22 gennaio, una mattinata splendida dal punto di vista del sole, un po' il clima rigido. Noi non siamo abituati, ma gli sloveni sì, infatti. Al seguito del primo ministro, è una donna, il nome in questo momento impronunciabile per me, con il ministro della difesa italiana Mauro, sono ovviamente folte delegazioni al seguito. I giornalisti sloveni hanno una tenuta estiva, come una tenuta sportivissima, quella del primo ministro, quindi un abbigliamento assolutamente informale e adeguato, direi, alla circostanza, perché queste due delegazioni hanno visitato prima la nave slovena, il pattugliatore Triglav 11, che è a poca distanza da quello in cui ci troviamo, e poi l'altro pattugliatore italiano, comandante Cigala Fulgosi. Queste due delegazioni sono in stretto contatto fra di loro, mentre io vi sto parlando in questo momento qui di fronte, dove c'è la sede del comando flottiglia dei pattugliatori ad Augusta, appunto, c'è l'incontro bilaterale, cioè i due tavoli di lavoro appunto guidati dal ministro italiano Mauro e dal primo ministro sloveno, per fare il punto sulla situazione di Mare Nostrum, un'operazione che è partita a ottobre e che finora ha portato in salvo circa 8.000 migranti, 7.815 migranti, stando ai dati che sono stati forniti dall'ufficio stampa di Mare Sicilia. Noi ci troviamo ad Augusta, nei pressi di Siracusa. Siracusa, la delegazione italo-slovena è andata prima di venire qua per questo incontro di lavoro operativo e un incontro proprio di bilancio dell'operazione. E la nave slovena, che è qui ormeggiata a poca distanza, come ho detto prima, è da oltre un mese qui ad Augusta. In incognito è venuto l'ambasciatore sloveno a Roma e ha trovato i suoi connazionali, li ha visitati, ma evidentemente è venuto per preparare questo incontro ufficiale bilaterale fra il primo ministro e il nostro ministro della difesa Mauro, il quale ha avuto la delega dal nostro primo ministro Letta per capeggiare una delegazione a questo livello. Insomma, un primo ministro incontra un altro primo ministro normalmente, ma il ministro Mauro ha avuto la delega dal primo ministro Letta. Quindi per noi che trasmettiamo da Augusta questa è una giornata importante, una giornata significativa. Augusta è il centro quindi di un incontro internazionale, anche se la Slovenia insomma è un piccolo stato che è venuto fuori dalla frammentazione di quegli stati che componevano il mosaico etnico della Jugoslavia, tenuta insieme dal maresciallo Tito. Era, infatti si chiamava titoismo, del regime che teneva queste etnie come un collante, e poi dopo la morte di Tito, dopo una serie di guerre di cosiddetta pulizia etnica, adesso questi stati stanno trovando la loro dimensione europea nell'Unione Europea. L'operazione Mare Nostrum è un'operazione che in questo momento è affidata all'Italia, ma insomma dovrebbe sostenere i migranti, ma dovrebbe essere sostenuta da tutta l'Unione Europea, perché evidentemente non è concepibile che la sola Italia debba sobbarcarsi un onere così pesante da tanti punti di vista, economico, sociale, politico, anche sociale per quanto riguarda l'integrazione di questi migranti che sono tanti e restano anche in Italia. Seppure c'è da dire che molti migranti, soprattutto i siriani, usano questo passaggio, diciamo pure così, perché l'Italia per loro rappresenta una regione di transito, un luogo di transeunte, di passaggio, appunto, perché poi vogliono raggiungere altre località molto più per loro, più fonte di lavoro, di occupazione, come ad esempio i paesi scandinavi o la Germania stessa. E allora noi in questo momento siamo in attesa di parlare, se ce la facciamo, se è possibile, di fare domande ai due personaggi politici, cioè il primo ministro sloveno e il nostro ministro
ministro della difesa, ma l'appuntamento della conferenza stampa o punto stampa, come amano dire qui Marina, è per le 14.30. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.